Il governo resta in piedi, fiducia con 316 voti a favore di Berlusconi che garantirà a Napolitano la tenuta del suo governo. Collettivi in piazza a Milano, contro i partiti e le banche, centinaia in piazza. Lo sciopero alle Poste, manifestazione in piazza Cordusio. Stress da lavoro al femminile, sono solo le donne a subire doppi incarichi di lavoro in azienda e in famiglia. Liberi di essere, un opuscolo per illustrare a tutti i progetti per i cittadini disabili. Buonasera e ben ritrovati con City News. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha confermato la fiducia al governo. I voti a favore sono stati 316, 301 i contrari. La maggioranza richiesta era di 309 voti. I votanti in tutto sono stati 617. Il servizio. La Camera ha confermato la fiducia al governo. I voti a favore sono stati 316, 301 i contrari. La maggioranza richiesta era di 309 voti. I votanti in tutto sono stati 617. Il Premier ha dichiarato: vado da Napolitano per relazionare sulla tenuta del governo. La maggioranza supera un altro scoglio e per l'opposizione non è certo una giornata da festeggiare, anche perché si è aperto un solco con i radicali che, come si sa, fanno parte del gruppo del Partito Democratico. Pur votando contro la fiducia, la pattuglia di Pannelliani è entrata in aula alla prima chiamata, favorendo il numero legale. Al di là dei bizantinismi regolamentari, il dato numericamente netto è che il governo Berlusconi ce la fa ancora una volta. Tra i banchi della maggioranza c'è stata euforia, forse mitigata, da ciò che adesso attende lo schieramento di centrodestra. Oltre a Fabio Gava e Giustina Destro del PDL, con Luciano Sardelli di Popolo e Territorio che hanno votato contro, poteva astenersi anche Claudio Scajola e con lui un numero imprecisato di deputati del PDL. Invece l'ex ministro ha sostenuto Berlusconi. Adesso bisogna costruire e allargare per vincere, ha detto poco prima di esprimere il proprio consenso a Berlusconi. Gli ha fatto subito eco Angelino Alfano, segretario del PDL. Il governo è più forte di prima, c'è stata la fiducia piena a numeri pieni. Una maggioranza numerica e politica. La maggioranza è rafforzata, ora andiamo avanti con le riforme. Dall'opposizione si alzano previsioni fosche per il governo che, secondo tutti i gruppi, dall'IDV al PD al Terzo Polo, non ha la maggioranza politica, ma solo quella numerica. Per far fronte alla crisi e alle truffe, le compagnie di assicurazione hanno messo in campo una politica molto aggressiva nei confronti della clientela. La parola d'ordine è liberarsi dell'assicurato che non dà sicurezza. Ma tra errori, esagerazioni e furberie, molte persone del tutto innocenti si trovano di fronte a vere e proprie espulsioni e per rientrare ricevono proposte a prezzi anche 6 volte più alti. La protesta dei consumatori e l'incapacità del sistema di trovare altre strade. Centinaia di giovani al corteo milanese organizzato dal coordinamento dei collettivi studenteschi, proteste che non risparmiano nessuno, rivolte all'indirizzo del governo, della finanza e delle banche. Il servizio. Striscioni, cori, fumogeni. Gli studenti sono tornati in piazza per manifestare contro i tagli alla scuola pubblica, la crisi e il governo. Al corteo hanno partecipato circa 10.000 giovani, partiti da Largo Cairoli per finire vicino alla sede di Fininvest in via Paleocapa. Tra le azioni dimostrative, il blitz nella sede della banca americana Goldman Sachs. La situazione è catastrofica, oggi qua siamo in piazza con scuole che sono venute anche perché non hanno ancora i professori a questo punto dell'anno, hanno ore buche, non hanno banchi. Stiamo parlando di scuole dove veramente è a rischio anche la sicurezza personale per le condizioni in cui versano gli istituti e gli edifici. Non ci va bene più questa situazione che c'è in Italia, perché i giovani non hanno spazio, vogliamo avere un futuro concreto e non fatto di parole e di promesse false, ma vogliamo vedere qualcosa di concreto adesso, oggi e non domani, e non vogliamo più aspettare. Gli studenti scendono in piazza per dire che la scuola pubblica, l'istruzione pubblica sono il bene primario di un paese e che questi governanti, questa cricca di politici mafiosi stanno facendo di tutto per poter distruggere l'istruzione pubblica e la cultura. Non siamo noi oltretutto ad aver creato questo debito, non siamo noi a dover stringere la cinghia, ma sono i governanti che stanno al potere, che hanno speculato sulle nostre teste a dover pagare questo debito. E oggi scendiamo in piazza e arriviamo fino a Fininvest, che diciamo è il simbolo della potenza economica di Berlusconi, per dire che noi lo sfiduciamo, che non saremo noi a pagare questo debito. Il primario di oculistica dell'ospedale maggiore di Crema, Maurizio Iori, 49 anni, è stato arrestato per omicidio volontario dell'ex compagna Claudia Ornesi, di 42 anni, e della figlia di 2 anni.
La madre e la bambina erano state trovate asfissiate dal gas la mattina del 21 luglio scorso a Crema. In un primo momento era circolata l'ipotesi del suicidio. Le indagini degli uomini della squadra mobile del commissariato di Crema hanno consentito di acquisire concreti elementi a carico del professionista che, a causa di forti dissapori con la vittima, aveva inscenato il suicidio-omicidio. Passiamo ora a un altro servizio. Nel quadro degli scioperi articolati città per città, organizzati dai sindacati delle Poste Italiane, c'è anche quello di Milano, che è culminato con un raduno in piazza Cordusio. Vediamo nel servizio le motivazioni della protesta. Sono scesi a protestare in piazza Cordusio i lavoratori di Poste Italiane insieme ai sindacati regionali di categoria a sostegno della vertenza sulla carenza degli organici degli uffici postali e dei centri di recapito, il mancato pagamento dell'intero premio di risultato 2010 e il non rinnovo di quello per il triennio 2011-2013. Hanno spiegato la situazione delle poste il segretario CISL Poste Giuseppe Marinaccio e il segretario provinciale Comsalcom Armenio Angelo. Questo è solo l'inizio. Il 18 saremo alla convention a San Donato Milanese, dove ci saranno i massimi responsabili dell'azienda. Le faccio sentire. In manifestazione c'era anche la voce dei lavoratori. In maniera molto responsabile abbiamo sempre contrattato e contribuito a risanare questa azienda. Alla fine ci ritroviamo con riduzione dei costi, lauti premi per la dirigenza, quando invece ai lavoratori è stato negato una fetta del premio 2010, circa 250 euro, e non è stato rinnovato il premio di risultato per quanto riguarda il 2011. Lo riteniamo un assurdo anche nel contesto generale del mercato del lavoro, perché è un'azienda che ha utili deve essere salvaguardata. È un lavoro massacrante, siamo in difficoltà anche come oggetto, come lavoratori, abbiamo difficoltà occupazionali, l'azienda non affronta il problema della carenza organica, che è una situazione che è pesantissima. Non soltanto questo, al personale che è poco negli uffici l'azienda chiede comunque, pressa, che si impegna a vendere prodotti in continuazione ed è pressata ed è una situazione insostenibile. Grande progetto italiano per combattere lo stress da lavoro. Ad essere colpite sarebbero soprattutto le donne, perché ai già enormi problemi che vivono sul luogo di lavoro si sommano quelli relativi alla famiglia. Nuovi dati da un convegno che si è tenuto a Milano. Sentiamo. 9 milioni di italiani sono colpiti da stress da lavoro e ad essere penalizzate maggiormente sono le donne. Tra i fattori determinanti le forti pressioni lavorative e barriere culturali che rendono la carriera della donna più difficoltosa e impegnativa. Questo secondo una ricerca sugli effetti psicosociali dello stress da lavoro, come sottolinea Claudio Mancacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. I risultati della ricerca indicano che il genere femminile è nettamente più esposto e questo viene confermato sia dai dati italiani sia dai dati europei. Noi oggi presentiamo due tipi di ricerca, uno di carattere delle neuroscienze, quindi di come varia la risposta allo stress della donna a seconda delle varie fasi ormonali del mese, ma e secondariamente di come sia indispensabile, oltre un intervento nell'azienda di sensibilizzazione e informazione, sia quello anche di supporto psicologico mirato. Questi risultati invitano a una maggiore attenzione e collaborazione tra le istituzioni per la protezione psicofisica delle donne, non solo, all'interno degli ambienti di lavoro. Ne ha parlato Cristina Tagliani, assessore alle politiche per il lavoro del Comune di Milano. Come assessorato al lavoro stiamo lavorando ad un progetto sulla conciliazione vita-lavoro che ha l'obiettivo di premiare attraverso una certificazione di qualità quelle aziende che riescono ad implementare progetti di conciliazione, e sicuramente la distribuzione migliore dei carichi di lavoro e dei carichi di vita può alleviare situazioni di stress sui luoghi di lavoro. Liberi di essere, è questo il titolo dell'opuscolo informativo realizzato dalla Regione per rendere noto a tutti i cittadini scopi e contenuti del Piano d'Azione Regionale 2010-2020 per le persone con disabilità, presentato ufficialmente nello scorso mese di febbraio. La pubblicazione sarà distribuita a tutti i cittadini lombardi attraverso diversi canali. È disponibile anche da ieri sul portale. Liberi di essere. Perché libertà è partecipazione.
Due frasi che riassumono la filosofia che ha ispirato i contenuti del Piano d'Azione Regionale 2010-2011 per le persone con disabilità. Il principio che ha dato vita al piano si basa sul concetto di uguaglianza, perché tutti in un momento particolare della vita possono essere o diventare disabili e tutti devono poter essere protagonisti della propria vita. Liberi di essere, questa è una frase molto forte che io personalmente ho voluto, in quanto il cittadino con disabilità deve essere protagonista, di poter essere protagonista del proprio percorso di vita, deve essere messo nelle condizioni di poter esercitare questo diritto, e Regione Lombardia, grazie al piano d'azione regionale, ci permette di essere liberi di essere. Regione Lombardia ha preparato un piano di comunicazione grazie all'opuscolo informativo Liberi di Essere, appunto, che delinea scopi e contenuti del piano regionale. La pubblicazione è a disposizione dei cittadini lombardi, distribuita attraverso diversi canali ed è già online sul sito www.regione.lombardia.it. Il piano vede interessati 365.000 lombardi con disabilità, di cui 27.000 circa in età scolare. Ogni anno Regione Lombardia stanzia 400 milioni di euro per realizzare interventi a favore di questi cittadini. Tra i progetti, la creazione di almeno un ospedale per ogni ASL, di percorsi dedicati ai disabili per le cure, il potenziamento della carta regionale dei servizi per facilitarne l'accesso alle persone con disabilità. Per i trasporti pubblici è stato istituito un tavolo di lavoro con i gestori del trasporto ferroviario e delle stazioni per il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle stazioni e dei treni. Sul fronte lavoro è stato siglato un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Expo S.p.A. e LEDA per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in Expo 2015, ma il piano d'azione vede impegnata la Regione anche sul fronte cultura, formazione, tempo libero e accompagnamento dei disabili. Ci stiamo attrezzando perché in tutto il territorio lombardo, a partire dalle nostre ASL, ci siano dei punti di riferimento e delle risposte a questi bisogni. Contiamo di avere praticamente i più diffusi possibili degli sportelli, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni che si occupano proprio di questo particolare problematiche, in maniera tale che ogni persona disabile, la sua famiglia, possa trovare le risposte ai bisogni che ha. Renata Polverini ha festeggiato i 18 mesi di governo della Regione Lazio. Il bilancio, per quanto la riguarda, è eccellente, anche se non mancano le critiche. Ma al centro dell'attenzione c'era l'ex segretaria dell'UGL, che nelle elezioni aveva scalzato Piero Marrazzo. Con lei anche gli esponenti politici che sostengono la giunta di centrodestra. Vediamo. Renata Polverini ha festeggiato i suoi primi 18 mesi di governo. Nel Tempio di Adriano a Roma ha invitato il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa, Francesco Storace, leader della destra, e Angelino Alfano, segretario del PDL. La Polverini, nel sottolineare la riduzione del deficit della sanità di 400 milioni, ha ricordato i provvedimenti messi in campo dalla Regione Lazio in questo periodo. Siamo intervenuti in tutti i settori più importanti, a cominciare dalla salute, la famiglia, il lavoro, il territorio, la casa. Non è mancato un accento sulla sicurezza, soprattutto dopo l'allarme lanciato dal procuratore di Roma Giovanni Ferrara, che ha evidenziato la presenza della criminalità organizzata nelle province di Latina e Frosinone. Siamo pronti per il patto per Lazio Sicuro. Entro la fine del mese, se tutti coloro che devono partecipare al patto daranno il loro contributo, andremo chiaramente avanti insieme. Sul piano politico, la Polverini ha rimarcato che, contrariamente a quello che accade a livello nazionale, in regione l'alleanza con l'UDC funziona, e Cesa non ha mancato di dare stoccate proprio ad Alfano, che ha annunciato altri 16 mesi di governo Berlusconi. Il ministro Alfano vive sulla luna, non mi sembra che fosse qua oggi. Io penso che questo governo, chi guida questo governo, non siano più in condizione di governare il paese. Con questo è tutto, grazie e arrivederci.